Ciao, bentornati a tutte e bentornati nel nostro canale. Oggi, ragazzi, vi farò vedere come dei semplicissimi fogli di... Cosa sono? Sono dei fogli che rappresentano libri. Sono delle copertine un po', diciamo, variopinte che rappresentano libri. Vi mostrerò come da questo nasce poi un booknook, quindi rimaniamo sempre in tema. Ed eccolo, eccolo il nostro nuovo booknook di Harry Potter, una piccola libreria di Hogwarts, quindi in realtà abbiamo usato un po' di fantasia perché la libreria sarebbe molto più grande e anche una fattezza, diciamo, diversa, ma poi con il cliente abbiamo deciso di farla così. Quindi molto stretto questo pavimento in legno, adesso andremo nello specifico, ma soprattutto pieno, pieno, pieno dei nostri libri. Ecco qua. Date le dimensioni, vi dicevo, molto ristrette di questo booknook, abbiamo optato per mettere gli scaffali alla vostra sinistra e in fondo, in maniera tale che anche alla nostra destra potesse risaltare meglio il ritratto di Silente. Scelto anche questo insieme al cliente. Ecco, vedete, è proprio un viaggio. In questo caso, essendo più stretto, possiamo ancora di più, diciamo, rendere l'idea del booknook. Poi dipende sempre dai soggetti che si vogliono rappresentare. In questo caso potevamo farlo stretto. Per il pavimento, come sapete, mi piace sempre fare le cose quanto più possibili vicine alla realtà. Quindi ho usato il legno, l'ho lavorato tutto e poi ho unito le assi. Ne ho alzate anche qualcuna per fare un pavimento un pochino più irregolare. E ecco, adesso invece vi volevo parlare dei libri, perché una volta che diciamo, ho trovato le immagini digitando semplicemente su Google copertina libri, poi c'è tutto dietro questo lavoro stupendo, un po' lungo, ma che dà tante soddisfazioni. Perché? Perché una volta che le hai tagliate, praticamente vai a creare uno spessore che poi si andrà a mettere all'interno della copertina che si è tagliata, si incolla. E poi successivamente la parte, diciamo, un po' più boriosa e lunga, che è quella di creare proprio le pagine. E quindi voi non dovete far altro che andare a incidere lo spessore che avete creato e poi magari alla fine anche potete darvi un effetto più vintage, più vissuto, andando ad ingiallire alcune pagine. Questo è stato un lavoro bellissimo, perché in realtà fare una cosa così, ecco, se vedete, se questo è il mio dito, no? Considerate il libricino quanto può essere piccolo, e queste sono tutte le incisioni che sono poi andata a fare. Quindi in realtà è stato un lavoro bello, bello, perché poi la soddisfazione, ecco, di vederli così, così uno a fianco all'altro e di poter creare come volevi, no? Le pile, metterli un po' disordinati, è stata una cosa molto stimolante. Mi piace sempre, ovviamente, quando c'è qualcosa di nuovo da fare e da imparare. E ecco, quindi ho creato questo nuovo lavoro per il nostro maghetto, quindi un nuovo piccolo angolo di magia che spero possiate apprezzare anche voi, e ci vediamo al prossimo video. Grazie!